Salve ragazzi, anche questa sera sono qui con voi per illustrarvi un nuovo argomento. Non su temi di attualità, dove possiamo far polemica, dove possiamo parlare di cose che non vengono menzionate nei mezzi di informazione, ma parlare di un problema generale, un problema che molti abbiamo. Anch'io ho avuto questo problema e l'ho superato, fortunatamente, attraverso, diciamo, dei lavori che ho fatto su me stesso. E il tema di oggi è come conquistare una ragazza, ok? Che molto spesso questa cosa noi la ricerchiamo attraverso le chat, attraverso il Facebook, questi mezzi che comunque non ci danno modo di vedere l'altra persona di faccia, di persona. E quindi affievolisce, diciamo, l'argomentazione, affievolisce magari l'attrazione che c'è l'uno con l'altro. Allora io vi stimolo a parlare di questa cosa, conquistare una ragazza, ritornando sui vecchi passi di quello che hanno fatto i nostri genitori, quando non avevano internet. Cioè quello di conquistare una ragazza con le proprie capacità e con le proprie risorse. Ok? Quello che vi andrò a dire si sviluppa in 5 punti. Motivazione, difficoltà, superamento, scelta, approccio e poi il discorso. Ok, siete concentrati? Ok, motivazione. La motivazione è la prima fase ed è la più importante. Cioè, scegliere di fare questa cosa perché si è realmente motivati a volerlo. Realmente motivati a volerlo vuol dire e significa innanzitutto. Cioè, voglio conquistare una ragazza. Voglio perché desidero dentro me stesso di avere una partner, di avere una compagna, ok? Perché se la cosa non viene fatta con uno stimolo che parte dal nostro io, non si fa niente, ragazzi. Cioè, se si parte con un certo, devo avere una ragazza perché magari nel gruppo mi sento in qualche modo, tra virgolette, uno sfigato perché gli altri ce l'hanno, io no, o perché magari tuo padre ti può dire che sei un frocio, un omosessuale, e via dicendo, allora devo avere una ragazza, e ci vai con frustrazione, con non con uno stimolo proprio, ma come se qualcun altro ti spingesse a farlo, ok? Ma in quel momento non si... Allora in questo caso non si può fare niente, allora ragazzi. Allora bisogna tornare un passo indietro e fare un esamino di coscienza e dirsi, cioè, acquisire questa cosa, cioè, voglio avere una partner perché mi sento che completo la mia esistenza con una figura al mio fianco femminile, ok? Una volta acquisito questo, avere una forte spinta motivazionale, perché quella è il motore trainante di qualsiasi cosa che noi vogliamo fare nella vita, e quindi anche in questo caso conquistare una ragazza, che può sembrare semplice, invece non è così banale, ragazzi. Noi ricordiamoci che Mythic è uno dei siti più gettonati come sito di incontri, che poi come vanno a finire non lo so. Io vi illustro questo perché poi voi mi argomentate e mi scrivete le vostre perplessità, i vostri dubbi o le vostre difficoltà o le cose che non sono andate bene. Comunque adesso mi sono un attimo distratto e sono passato subito alle conclusioni per essere coinciso. Ok, ho acquisita la motivazione, che è il primo passo. Passiamo alla seconda fase, che è la difficoltà. La difficoltà sta soprattutto in una parola, autostima. Ok, che raggruppa un po' tutto, la mancanza di autostima di se stessi. La mancanza di autostima di se stessi provoca e brucia tutte le proprie capacità relazionali o di dialogo con la nostra partner ipotetica. Quindi nella mancanza di autostima che cosa noi ci raggruppiamo dentro? La timidezza, la paura di non essere altezzi, la paura di non essere capiti, la paura di essere fraintesi, quindi anche uno stato di insicurezza. Queste cose noi le dobbiamo abbandonare, ok? Perché non siamo meno matti. C'è una persona che sta nelle carrozzelle, sa che c'è una difficoltà nel camminare, perché purtroppo non può camminare. Mentre invece voi questa cosa di aver conquistato una ragazza, siete uguali agli altri, quindi non avete imbarazzo, non avete paura, non alimentate le vostre ansie, ma cosa dirà, cioè questa cosa voi la dovete metabolizzare dentro voi stessi, che non c'è, perché l'uomo, come qualsiasi animale, essere vivente, ha bisogno della relazione, ha bisogno comunque sia di avere un'altra figura con cui confrontarsi, perché non è un soggetto, è un essere, l'uomo, che è un essere vivente che vive da solo e si nutre da solo, come una pianta, come una roccia, ma è un animale o un essere vivente qualsiasi, come voi lo credete che sia, ok? Quindi come tutti gli esseri viventi, o come anche tutti quelli che non sono esseri umani ma fanno parte del regno animale, se ci fate caso si accoppiano, cioè cercano una partner, perché è una cosa comune a tutti, ok?
Ok, fatto l'autostima si passa al superamento. Ok, questa cosa voi avete analizzato la difficoltà. Il superamento, in maniera molto semplice, anche se voi avete metabolizzato queste difficoltà, il superamento, prima di iniziare alla seconda, alle altre frasi, vi consiglio di bere una semplice bevanda alcolica, cioè una birra media o un amaro, se si preferisce, o un buon bicchiere di vino, senza esagerare, solo un bicchiere, massimo due, ok? Quello serve per, come disinibitore, cioè serve solo per disinibirvi delle difficoltà che vi ho appena citato, vi ho appena elencato, ok? Naturalmente astenersi al caffè o prodotti alimentari che abbiano caffeina oppure guaranà, cioè cose che creano molto frenesia, che creano molto che sono degli eccitanti, insomma, ecco, quello ve li sconsiglio, ok? Mettete la parte, se pensate di avere queste difficoltà, se vi riconoscete in queste difficoltà, se pensate di essere molto forti, di avere una forte personalità e una forte autostima di voi stessi, naturalmente potete anche superarle, perché non le avete in realtà. Se però avete magari il timore che ci siano qualche barlume di timidezza, di mancanza di autostima, allora magari vi consiglio, prima di iniziare l'approccio, di bersi moderatamente una bevanda alcolica, una semplice bevanda alcolica. Poi si passa alla quarta fase, che è la scelta. La scelta, verificare che la persona che si vuole avvicinare sia naturalmente o da sola o con altre amiche, ok? Dello stesso sesso, non con uomini, perché potrebbe creare una situazione di attrito con voi, con voi che andate ad avvicinarle, oppure diciamo anche di antagonismo con loro stessi, e quindi questa cosa magari vi ostacola a non essere presi in considerazione, ok? Questa è la scelta. Poi qui l'altro quinto punto è l'approccio, quindi accostarsi a colei che si è scelto in base ai propri canoni, parametri di bellezza o di quello che riconoscete magari nel modo di vestire, nel modo di muoversi, di atteggiarsi, che più si avvicina magari a cose che a voi piace, ok? Si veste in maniera elegante, voi ci tenete anche l'eleganza, oppure si veste in maniera molto più tranquilla, un po' più stravagante, un po' più estroversa, allora vi dà l'idea che si approccia di più alla vostra impostazione creativa, oppure magari la vedete molto signorile, molto aristocratica e si avvicina magari ai vostri canoni della buona maniera, ok? Questa è la scegliete. Poi, una volta fatto questo, passiamo all'argomentazione finale, cioè all'inizio del dialogo, ok? Quindi vi avvicinate a lei e dite: ciao, sono Paolo, e quindi 3 secondi di pausa, allungate una mano e cercate il contatto, ok? Che è importantissimo il contatto, perché è da lì che si stabilisce poi l'approvazione a un vostro dialogo, a un'apertura del vostro dialogo. Se invece lei stringe le braccia al corpo, tiene una mano ferma sulla fronte, allora questi sono sintomi che non è ben accetto quello che state facendo. Allora vi consiglio, se si muove in questa maniera, con la postura del corpo, vi consiglio magari di introdurvi con la seconda domanda: ho detto qualcosa che vi dispiace? Sono qui solo per curiosità, spinto dalla curiosità. E vedete la reazione. Da quello voi vi argomentate e magari ribadite: e voi come vi chiamate, se posso chiedervelo, per gentilezza? E vi dirà il loro nome. A quel punto, detto il suo nome, logicamente, argomentate magari un nome che è affine a qualche parente, a qualche amico che voi conoscete, o comunque se proprio non rientra nessuna persona che voi conoscete, prendete un po' di inventiva in merito, ok? E prendete spunto e cercate di parlare su quello che riguarda il termine di nome, senza essere troppo prolissi, ok? Oppure, diciamo, non dovete essere logorroici, scusate, ok? È importante, ok? Fate sempre le pause nelle parole, parlate in maniera lenta, adagio, e fatevi ascoltare tranquilli, ok? Dovete essere sereni, questo è importante. Una volta che avete parlato e vi siete presentati il vostro nome, ok? Se l'argomentazione vedete che non trova spontanea, trova altri spunti di curiosità da parte sua nel chiedervi: ah, ma come si chiama lei, che cosa fa, di dove vivete, e vi dicendo, se lei non vi dà stimoli, che lei stessa vi pronuncia domande verso di voi, allora vuol dire che lei è un po' sulle sue, che tende a non avere quindi curiosità, e quindi se non c'è curiosità vuol dire che non, in teoria non sta mostrando ancora interesse nel conoscervi. Allora partite con la seconda domanda.
Sempre diciamo, perché sono, capito, sono una persona molto curiosa e magari stimolata a conoscere le persone, insomma, e non parlare attraverso mezzi come internet, ok? Se non per il fatto che voi usate magari la posta elettronica per lavoro, dite, ok? Perché sai, se no l'internet viene visto un po' anche con le per le chat una mania per le donne, ok? Che cose maniacali. E volevo cominciare, io sono del segno dei pesci e mi dicono che i pesci sono persone molto idealiste, sognatrici e anche abbastanza creativi. Voi ci credete a queste cose? Voi di che, ci credete all'oroscopo? Voi che, di che segno siete? Serve per incastrare anche questo, un tema che accomuna un po' tutti, che tutti danno una sbirciatina all'oroscopo, credono o non ci credono, però una sbirciatina ce la danno. Il fatto di un segno, sicuramente lo sanno di che segno sono, perché è una cosa che è di comune accordo nella società in cui viviamo, che se lo chiediamo agli africani o agli aborigeni, logicamente non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, ma nella nostra società italiana sì. E credete, è creata anche lì un'argomentazione con la stessa idea, con gli stessi stimoli di quello del, sul nome, sulla curiosità del nome, logicamente, nella stessa maniera. Questo perché magari nella prima parte, quando avete parlato del nome, avete notato che lei vi troncava e non vi dava modo di esprimere delle domande verso di voi. Allora partite con questo dell'oroscopo che vi ho appena accennato. E anche lì fate lo stesso lavoro, molto semplice, sempre in maniera logica, educata, lenta, vi spiegate il segno, cercate anche voi dei parallelismi con altre persone che conoscete che magari possono essere il loro stesso segno, che ne so, Cancro, per esempio, una curiosità che io conosco, che se vi dice Cancro magari dicono che sono persone fortemente attaccate alla famiglia, che ci credono molto nella famiglia, oppure se magari ti dicono Gemelli, che è un segno doppio, ok? Se Bilancia sei una persona molto equilibrata, lo dice lo stesso, lo fa vedere anche il segno, e qui persone equilibrate, molto, che quindi ponderano le cose per far sì che siano sempre solo, che abbiano sempre lo stesso peso sulla bilancia, insomma. E logicamente altri segni, magari Gemelli, che anche quello è un segno doppio, come magari, no, questo ve l'ho già detto, insomma. E quindi al Leone, che magari è un tipo molto narciso, oppure diciamo il Toro, persone che stanno molto con i piedi per terra e quindi sono molto concrete e materialisti, e così via, insomma. Curiosità che io ho tratto così, insomma. Se volete poi averne delle elucidazioni migliori, guardate in qualsiasi libro sull'oroscopo o su Google, cercate insomma gli oroscopi, quello che si incastrona meglio. Poi anche qui vedete, quindi, se le curiosità si sviluppano in un pensiero, che poi dal chiedere il loro segno, se ci credono nell'oroscopo, vi porgono delle domande verso di voi, siete a buon punto. Poi la terza domanda, che è di comune, anche questa è una cosa comune a tutti, è quello, magari la terza domanda che potete porre è quella se avete qualche passione, qualche hobby, ok? Ma fate solo esprimere loro, non vi esprimete prima voi, cercate di tirarlo fuori loro. E se vi dice cucito, allora dite, ponete il fine al dialogo, cercate un'altra parte, perché con il cucito è come se vi avesse detto in maniera educata non mi interessate. Se mentre invece apro un dibattito, che ne so, mi piace fare footing, gli piace pedalare con la bicicletta, gli piace, che ne so, andare in palestra a far fitness, aerobica, gli piace, che ne so, burraco, incastrate questa passione facendola anche vostra, ok? Quindi medesimate anche voi quello sport che vi piace, che avete appena iniziato, se non è uno sport che voi avete fatto, che vi piacerebbe anche magari essere stimolati per poter proseguirlo a fare quel tipo di sport, non avete magari persone che... e quindi entrate magari a trovare un punto di incontro, anche quando ci dedichi del tempo, la domenica mattina, il sabato pomeriggio, che ne dici, allora mi farebbe piacere anche a me, magari se facciamo un po' di footing insieme, che so, prendiamo la bicicletta e andiamo a fare una pedalata in qualche luogo tranquillo, in una pista ciclabile, in una gita in campagna, con un picnic e quant'altro. Naturalmente lì prendete fissato un punto di incontro, e tu mi ha fatto piacere conoscervi, comunque se volete mi posso aggiungere su Facebook, che tanto ormai è mondiale Facebook, e quindi incastra tutte le persone viventi al mondo, più di un ufficio dell'anagrafe. E da lì siete arrivati alla conclusione, avete conquistato l'attenzione della vostra ragazza che avete scelto quando è arrivato tutto questo. Se naturalmente non ci riuscite e vi trovate che vi infognate in qualche cosa, logicamente c'è i miei contatti su quello che vi appare su YouTube, avete una finestrella che potete aprire, con che contatti, oppure
fate i vostri commenti, oppure venite a cercare, insomma, ecco, e io vi darò risposta a tutte le vostre domande anche sulla mia casella di posta elettronica. Arrivederci ragazzi, e aspetto le vostre notizie di come vi è andata, ragazzi. Ci tengo molto, perché per me, diciamo, è un passo grande quello di cercare di risolvere un problema che penso che è comune a tutti. Arrivederci.